stafone ci sono due persone che hanno una paura a dir poco folle dell'altezza. Notate il terrore puro nei suoi occhi. In ogni episodio prenderò due persone comuni determinate a superare le paure che li dominano. Combatto con i miei demoni da anni. Mi sono arreso. Fidati. E li catapulterò nei più impervi territori del pianeta. Continua. Metterò in gioco la mia reputazione. Io ti uccido, lo giuro! Per dimostrargli che la natura può cambiargli la vita. Se superi questo, puoi superare tutto. È dura, è molto dura. Senza potersi nascondere. È buio pesto. Dovranno affrontare i loro peggiori incubi. Devo farcela. È la mia unica occasione. Perché li sottoporrò a una terapia d'urto. Una vocina nella testa mi dice che forse mi sono spinto troppo oltre. Dolomiti, Italia settentrionale. Sono antiche e frastagliate, con picchi che svettano nel cielo a 3.000 metri d'altezza. Qui due persone fronteggeranno le loro paure più grandi. L'inglese Claire e l'italiano Joe hanno il terrore delle altezze. Ho grosse difficoltà a entrare negli ascensori. Per me si tratta di una lotta continua. Lo stomaco inizia a contorcersi, poi il mio corpo diventa caldo e mi sento male. Joe e Claire stanno per incontrarsi per la prima volta. Ho dato loro dei kit di sopravvivenza e una telecamera per registrare i pensieri più intimi. Ciao, Joe. Tutto bene? Non proprio. Ho la gola secca e sono spaventata. Oh. C'è molto ghiaccio e, a dire la verità, ho paura. Bisogna essere sempre pronti e reattivi. Qui dovranno affrontare 3 giorni di terrore montano. Ma prima devo scoprire quanto siano radicate le loro paure. Resteranno completamente soli per 24 ore. Poi, una volta che mi sarò unito a loro, incrementerò gradualmente le difficoltà. Gli psicologi la definiscono terapia di esposizione. Più si affronta la propria paura e meno ansiosi si diventa. Testerò questa teoria nella natura, ma per il momento monitorerò Joe e Claire da lontano, durante il tragitto verso il nostro punto d'incontro. Aspetta, Joe. Sì. Siamo arrivati qui. Perciò ora dovremmo scalare una parete tra due grotte. Ho la nausea. Prima percorreranno un sentiero innevato fino ai piedi della montagna. Qui li attende un'ardua scalata fino al piano altitudinale. Poi i due dovranno raggiungere un campo all'aperto, dove ci incontreremo la mattina dopo. Ma per ora devono farcela da soli. Non mi sento a mio agio, sto entrando nel panico. Guardare in alto mi fa venire la nausea. Mentre saliamo, possiamo vedere l'altezza raggiunta. Sono ai piedi della montagna e hanno già difficoltà. In questo momento sono intorpidito. Di fronte alla famiglia, Joe nasconde la sua paura, ma ha difficoltà a svolgere le attività più semplici. Non sostituisco le lampadine, è vero, e so di sembrare un rammollito nell'ammetterlo, ma non cambio una lampadina da tantissimo tempo. Dopo aver preso un ascensore o essermi seduto su un balcone, sono sempre costretto a fare una scenata. Sono arrivato al punto in cui la mia paura sembra manifestarsi sempre di più. È una specie di piaga. Mi sento molto solo. È alienante. Farei di tutto per liberarmene. Claire e Joe hanno passato le loro vite evitando i luoghi elevati. Ma a portarli più in alto di quanto non siano mai stati prima dovrebbe ridurre la loro ansia, purché riescano a mantenere la calma. Ok. Ci siamo, sono pronto. Mio Dio. Ah, non so se ce la faccio. Dimmi che era il tratto più difficile.
Nessuno dei due ha mai fatto niente del genere finora. Quindi per loro questa è già una situazione di disagio. Gesù santo, non credo di farcela. Tutto bene? Preferirei partorire 10 bambini piuttosto. Il parto è una passeggiata in confronto all'idea di fare questo. La mia paura mi impedisce di essere la madre che vorrei. Mia figlia Megan è nell'età dell'esplorazione e dell'avventura. Quindi facciamo molte cose insieme. Ma quando c'è di mezzo l'altezza, io rinuncio. Una volta abbiamo cercato di scalare una parete. Ho scalato un tratto alto quanto me. E poi sono dovuta scendere. A prima vista mia madre non sembra il tipo di persona che ha paura delle cose. Infatti è molto stimolante nei miei confronti. È frustrante vedere la delusione negli occhi di Megan. L'unica cosa che non voglio, da genitore, è deludere mia figlia. Ciao, ciao. È un ostacolo per noi e io voglio liberarmene. Joe, non vorrei che ti sentissi abbandonato, ma non voglio fermarmi. Fa quello che devi fare. Per chi non soffre di fobie, questa sarebbe una passeggiata di salute. Ma per Joe è molto complicato. Joe sta affrontando la sua paura nell'unico modo che conosce. Quello che mi preoccupa, però, è che se già in questa fase è in ginocchio, che cosa succederà quando dovrà scalare questa montagna e si ritroverà nel punto più ripido? Mi siedo un secondo. Andiamo. Più restiamo qui e più la paura aumenta. Odio questa c***o di paura. Possiamo farcela. Oddio. Dimmi che siamo arrivati e non c'è altro. Per la miseria. Joe, ci siamo. Hanno raggiunto la cima del primo pendio grazie alla determinazione con cui hanno sconfitto la loro paura. Per Claire è un momento speciale. Ora che mi rendo conto di essere arrivata in cima, mi sento ridicola. Mi sembrava di morire. È di questo che ho paura, di morire a un certo punto del viaggio. Mi sono accorto che se gattonavo mi sentivo molto più sicuro. Il primo giorno è stato molto impegnativo e per arrivare al campo manca un piccolo tratto di scalata. Siamo arrivati. Dove? Siamo arrivati al nostro accampamento. Guarda! Dove? Laggiù. Ce l'hanno fatta, ma Joe non è affatto sollevato. Non posso dormire lì. Ho montato le tende proprio sul ciglio di una cresta. Voglio che la paura resti con loro tutta la notte per mantenere alta la pressione. Quassù non sto molto bene, mi gira la testa. Dico sul serio, mi sento debole. Cos'è questo? Che c'è, un biglietto? Cari Joe e Claire, in questo momento vi trovate a 2395 metri d'altezza. Le temperature scenderanno sotto lo zero e il clima potrebbe essere imprevedibile, quindi aiutatevi a vicenda. Riposate, perché per questo viaggio avrete bisogno di tutte le energie e la determinazione che possedete. Oggi la parte più difficile è stata ignorare la vocina nella mia testa che mi diceva: fermati, non farlo. Guarda che morirai, oppure precipiterai. Dopo questa giornata mi chiedo se riuscirò ad andare avanti. Dovrò affrontare due giornate con Bear. Quindi non sono certo che sarò in grado di farcela. Ma non permetterò a Joe di mollare adesso. Alle prime luci del mattino mi unirò a loro per spingerli oltre ogni loro limite. Tra poco! Una volta giunti sull'imponente Monte Paterno, non riuscirò a far muovere nemmeno un passo a Joe. Beh, che c***o! Non fermarti! Mi sento in trappola! Non fermarti! Non parlarmi! Claire ne avrà abbastanza.
buon Dio! Andiamo! Dici sul serio? Non ce la faccio. E io preparerò la sfida più spaventosa di tutte. Ma riuscirò a convincerli a compiere l'ultimo atto di fede? Lui è una specie di fanatico del pericolo. E io dovrei mettere la mia vita nelle sue mani. Voglio farlo, ma non voglio morire. Siamo sulle Dolomiti. In questi 3 giorni dimostreremo come la natura possa sconfiggere le nostre paure. Joe e Claire hanno dato prova di grande coraggio, ma adesso li esporrò ad altezze ancora maggiori. E non mi riterrò soddisfatto finché non avranno raggiunto la vetta dell'imponente Monte Paterno. Buongiorno, ragazzi. Ciao, Bear. Piacere. Io sono Bear, piacere. Ciao. Ciao, Joe. Ben fatto, ragazzi. Come state? Io stavo bene finché non mi sono reso conto che stavi arrivando. Un po' d'ansia fa bene. Solo un po'? Non fingerò che sia semplice. Proverete dolore, spesso anche paura. Davanti a noi c'è una montagna, sia in senso letterale che figurato. Nei prossimi giorni avrete l'occasione di scalarla. Ok. Non riesco nemmeno a pensare. Cosa ti ha spinta qui? Mia figlia Megan, solo lei. Non vuoi che cresca con le stesse paure? No. Ok. Per prima cosa faremo un po' di addestramento qui intorno. Perché voglio che prendiate dimestichezza e sicurezza per dopo, va bene? Ora che è arrivato Bear, mi sono resa conto che stiamo facendo sul serio. Non è lui che mi spaventa, quanto piuttosto quello che ci spingerà a fare. Vedete questo tratto? Vi mostrerò come scalarlo. Joe, come ti senti? Al limite. Ok, ricorda quello che vi ho detto. Senza difficoltà non possiamo crescere. Ehi, dai, su. Ricorda perché sei qui. Lo so, per Megan. Ricordalo sempre. Sto facendo del mio meglio per essere forte e fidarmi di Bear. Non conosco questa persona, ma gli metterò in mano la mia vita. Anche se ci siamo presentati 10 minuti fa, le cose stanno così. La prima fase del mio piano consiste nel calibrare le paure dei ragazzi e trasformarli in alpinisti, che gli piaccia o no. Bene, guardate me. Bisogna sempre cercare 3 punti di contatto, chiaro? Quindi spostiamo il piede e appoggiamo saldamente le mani. Nel corso di milioni di anni, l'erosione ha intagliato nella roccia calcarea pinnacoli e gradini naturali. Sono perfetti per le arrampicate. Amo la mia vita. Ok, Joe. Sei legato alla corda? Oh mio Dio. Bene, cominciamo, forza. Ok, resta lì. Voglio che ti sporga indietro. Vuoi che mi sporga nel vuoto? Sì. Sei a 1 metro da terra. Oh mio Dio! Non fermarti. Ti senti al sicuro? Non lo so, bella domanda. Lo sono? Sì, fidati. Perché me lo chiedi? Ti senti al sicuro? Non proprio. Prova a cadere, forza. Ok, va bene? Ti senti al sicuro? No. Ti fidi di me? No. Ti senti al sicuro? Se Joe si rifiuta di fidarsi, non lo convincerò mai a scalare la montagna. È ora di passare alle maniere forti. Ok, guardami, Joe. Non sei pronto. Torna giù. Dai, torna giù. No, dammi... No, torna giù. Un'altra possibilità. No, torna giù. Claire, puoi venire a sganciare Joe? Va bene. Voglio che si arrabbi. L'obiettivo di questo viaggio è quello di far venire fuori il Joe più profondo. E un po' di rabbia lo aiuterà a pensare: ok, ho una sola possibilità. Bear non vuole perdere tempo. Se voglio riuscirci, devo farlo. Si aspettava che scalassi
quel tratto secondo i suoi tempi. Se avessi aspettato qualche minuto, ci sarei riuscito senza problemi. E invece no, lui mi ha bacchettato come a scuola. Non ci siamo. Ok, Claire. Voglio che mostri a Joe come si fa. Voglio vedere determinazione e forza di volontà. Ok. Bene. Ci sono. Avevi paura, ma ce l'hai fatta. Brava. Non mollare la corda. Tranquilla. Come ti senti, Claire? Ce l'hai fatta? Ho voglia di urlare. Insegnare a Claire a concentrarsi su sua figlia le ha permesso di arrivare fin qui. È il momento di spingerla oltre. Voglio che si sporga su una sola corda, sopra un pendio alto più di 20 metri. È un test di fiducia. Se guardo giù, ho voglia di vomitare. Andiamo. Cammina lungo la cresta, così. Continua a camminare fin dove ti è possibile. E se avessi le vertigini? E se scivolassi? Ogni volta che ti lasci sopraffare dalla paura e pensi di non farcela, la paura acquista potere. Sei tu che devi avere il controllo. Indietreggia un po'. Credo che tu abbia ancora un metro a disposizione. Quando si è spaventati, l'adrenalina aumenta e il battito cardiaco schizza alle stelle. Claire dovrà tenere duro fin quando il livello della sua ansia non si abbasserà. Respira e manda via l'ansia pensando: no, non voglio che l'ansia domini la mia vita. No, non sono disposta a lasciarmi guidare dalla paura e dal panico. Quando vuoi, allontana la mano dalla roccia. Via la mano dalla roccia. Ora apri gli occhi. Non deve essere un esercizio di resistenza. Ti prego, ho solo bisogno di un secondo. Certo, non c'è fretta. Ok, aperti. Guardati indietro. Sii padrona delle tue azioni. Oh mio Dio! È davvero alto? Come ti senti? Mi sento forte. Assapora questa sensazione. Ti dà il controllo. Ogni respiro ti aiuta ad aumentare gradualmente questo controllo. Ok, torna qui. Sei stata coraggiosa. Claire ha fatto grandi progressi, ma Joe resta ancora un grande punto interrogativo. Come faccio a fidarmi di un completo sconosciuto? Sì, è Bear Grylls, ma è una specie di fanatico del pericolo e dell'avventura e... io dovrei mettere la mia vita nelle sue mani. Questo viaggio mi rende nervoso perché ho programmato grandi sfide per loro. E il fatto che si trovino in difficoltà già adesso mi fa temere... che non ce la faranno quando arriverà il momento. Ora prenderemo un elicottero che ci porterà lassù in cima. Caspita! Appena scenderemo, vi aggancerò alle corde. Sono... pietrificata. Sto per portarli a circa 150 metri d'altezza. Persino io penserò per la miseria. Tra poco voleremo in alto verso la cima. Oddio! A centinaia di metri d'altezza, Claire deciderà di averne avuto abbastanza. Non ce la faccio! E io sarò costretto a trascinare Joe su per la montagna. Alza il piede, forza! Sto per morire! Mi trovo sulle Dolomiti e sto aiutando Joe e Claire a raggiungere la vetta di una montagna. Ma hanno il terrore dell'altezza e la nostra area d'atterraggio è a 2500 metri d'altezza.
La zona d'atterraggio non è molto distante dalla nostra meta, ma per raggiungerla dovremo calarci giù da un pendio sassoso. Ai suoi piedi si trova una parete rocciosa alta 120 metri. Sarà una scalata molto dura verso la vetta del Monte Paterno. Stringete più che potete i dorsali. È una misura di sicurezza. Finora si sono rifiutati di guardare lo strapiombo sotto di loro. Ma per arrivare giù non avranno altra scelta. Dovranno affrontare le loro paure con gli occhi ben aperti. Prendetevi il vostro tempo. Giratevi di spalle. Così. È così immenso. Sì, lo so. Il pendio è disseminato di rocce calcaree e friabili. Sto immaginando me stessa in fondo. Mi vedo ai piedi della montagna. Sono laggiù, morta. Non ce la faccio. Ho un attacco di panico. Forza. Mi sento svenire. Mantieni la calma e respira. Forse ho sottovalutato la paura di Claire. Devo calmarla subito. Va tutto bene, ti reggo io, ok? Voglio mollare. La tua paura non ti lascerà andare senza combattere. Il tuo subconscio non vuole che molli. No. Perché sta cominciando ad avere la meglio. Cerca di respirare. Prenditi il tuo tempo. Proseguiamo. Ok, ripartiamo. Non guardare a destra o a sinistra. Guarda nel punto in cui appoggi il piede. Oh mio Dio. Ci siamo. Ancora un passo. La sicurezza di Claire ha vacillato, ma siamo riusciti ad arrivare in fondo al pendio. Sono pietrificata. Da quello che accadrà adesso. E Joe deve ancora dare prova di poter sopportare l'altezza. Li ho portati alla base della montagna, il nostro punto di partenza. Da qui dovremo raggiungere la vetta. Quindi faremo qualcosa che fino a ieri sarebbe stato inimmaginabile per loro due. Se ci riusciranno, questo sarà un enorme passo in avanti verso la vittoria. Ma prima, come dico sempre, bisogna soffrire. Lassù vivranno dei momenti difficili. Davanti a noi si erge una rupe calcarea alta 120 metri. I cavi metallici della via ferrata hanno salvato moltissimi soldati che hanno combattuto qui durante la Prima Guerra Mondiale. La presenza di questa attrezzatura fissa dovrebbe fornire a Joe e Claire la sicurezza necessaria per seguirmi fino in cima. Sono terrorizzato. Ho una paura folle. Caspita! Come arriveremo lassù? Guardate me e fate lo stesso. Ok. Abbiamo raggiunto il punto di non ritorno. Ci stiamo arrampicando. È più sicuro continuare a salire piuttosto che tornare giù. La nostra unica via di fuga è la cima. Oddio! Ci siamo! Oddio! Merda! Sono bloccato qui! Assumi il controllo. Decidi tu dove andare. Cazzo! Joe è paralizzato dalla paura, ma il rischio che si stacchino le rocce non rende questo posto il luogo ideale per fermarsi. Cadrò, cazzo, e morirò! Vengo a prenderti, Joe. Devi alzare il piede più che puoi. Dammi la mano. Mi sembra di non avere alcun potere. Uno, due, tre, andiamo. Vieni su. Forza. Bravo, hai sollevato il ginocchio, dai. Oh mio Dio. Reggimi un secondo, per favore. Ci sono, guardami. Merda. Va tutto bene. Porto io il tuo zaino. Scusa. Sei pronto? Sì. Fa come me. Ah. Mostraci quanto vali. Per la miseria. Conoscete la tecnica, Claire, forza. Sì, ma sta diventando più dura. Forza. Su. Cazzo. Ah. Ah. Ho la sensazione di stare per cadere. Ah.
Mi sento in trappola! Joe! Non parlatemi! Datemi un secondo, vi prego! Non chiamate! Ho la gola secca! Guardami, guardami! Non ce la faccio! Ascoltami! Non fermarti! Come faccio adesso? Non fermarti! Passami il gancio! Andiamo! Berca! Andiamo! Bene, ci sei! Così, con sicurezza! Sei al tratto successivo, guarda me, bell'appoggio. Combatti la paura, mandala via. Quando hai paura, continua a salire. Addio, merda. Da un'occhiata giù. È proprio necessario. Guarda dove sei arrivato. Sei quassù. Pensa a tutte le volte che da bambino hai odiato quella sensazione. Ora dominala. L'ultimo sforzo. Avete raggiunto la cima! Come ti senti, Claire? Non riesco a descriverlo a parole. Non credo che renderei giustizia a quello che sto provando. Mi sento euforico. Sono senza parole. Tanto di cappello per quello che avete fatto oggi. Complimenti. Bravi, ragazzi. Joe e Claire hanno raggiunto la vetta del Monte Paterno. A quasi 3.000 metri sopra il livello del mare. È una conquista incredibile. Il sole è quasi tramontato, quindi la sommità rocciosa fungerà da riparo per la notte. Saremo circondati da pendii scoscesi. La parete è molto ripida. Niente pipì notturna, senza torcia. Dormiremo qui? Sì. Ok, ci accamperemo qui. Sì. Ma prima di stenderci, rilassarci e goderci il panorama, c'è una cosa che voglio fare insieme a voi. Non sono ancora convinto di aver conquistato Joe. Senza fiducia non vincerà mai le sue paure. Voglio mostrargli come impariamo a fidarci quassù sulle montagne. Ok, Joe, ricordi quando stamattina, dopo che hai iniziato la scalata, io ti ho chiesto di fermarti e di tornare giù? Sì. Dovrai reggere la mia corda. Metterò la mia vita nelle tue mani. Non mollare la corda. Non chiedo altro. Ok? Caspita, Bear. Fai sul serio. Dammi un po' di corda. Ancora. Joe non ha idea di come manovrare le corde. Ma sto mettendo la mia vita nelle sue mani. Devo stare in piedi o meglio seduto? Tutto il peso del mio corpo farà perno sulla corda mentre mi sporgerò dalla rupe. Continua così. Ancora un po'. Ancora un po'. Basta. Stringi forte. Aspetta, Bear. Bear. Ancora un po'. Cazzo. Ho il terrore. La tua vita dipende da me. Un altro po' di corda. Reggila bene. Ci sei? Non mollare la corda. Aspetta, Bear. Tranquillo, ce la fai. Ecco cosa farò adesso. Da questa posizione guarderò giù. E poi dirò, per la miseria, quanto è alto. Ho una paura folle. Vederti lì spaventa anche me, Bear. Ma mi faccio forza. E penso di potercela fare. Adesso tocca a Joe. Vediamo se lui ha il coraggio di affidarmi la sua vita. Ti va di farlo? Sì, ci provo. È solo... Nella natura, se esiti, sei finito. Se vuoi farlo, devi afferrare la corda ed essere sicuro di te stesso. Torniamo al campo. Andiamo? Quando lo faremo? Mai. Voglio farlo. Guardami negli occhi. Vuoi farlo? Sì che voglio. Lo vuoi davvero? Sì. Voglio farlo. Alzati. Sì. È il tuo momento, Joe. Carpe diem. Indietreggia. Mi regge, Bear? Ci sono. Ci sono, alzati. Alzati e guardami. Ok, non puoi andare oltre. Ora sporgiti. Fidati.
Tra Joe e il suolo ci sono quasi 1000 metri di vuoto totale. A dividerlo dal precipizio e dalla morte siamo solo io e la mia corda. Sporgiti. Lascia andare il corpo. Mi reggi? Tranquillo. Così. Ancora. Che c***o mi sto sporgendo? Cosa vuoi dire alla paura con cui hai convissuto da quando eri bambino? Fan... Sì! Sì! Benvenuto all'uomo che c'è in te. Ottimo lavoro. Ok, torna qui, Joe. Finalmente Joe ha dimostrato di avere il coraggio per affrontare la sua paura. Ben fatto. È stato motivante. Quindi domani mattina giocherò ogni carta a disposizione per scacciare per sempre i loro demoni. Che giornata. Ho fatto accampare i ragazzi a 20 metri per dargli un po' di spazio e farli riflettere liberamente sulle grandi conquiste raggiunte oggi. I progetti che ho per domani mattina li manderanno fuori di testa. Non vedo l'ora. L'emozione non mi farà dormire. Stasera, prima di andare a letto, Bear ha detto che oggi è stata dura, ma che domani sarà peggio. E questo mi riempie di paura. Io credevo che non potesse essere peggio di così, ma dopo le parole di Bear ho pensato: che cavolo succederà domani? Non ho idea di quanto sarà dura domani. Quello che so è che tanto non può andare peggio di così. Oggi è stato terribile. È stato tremendamente spaventoso, perciò ho tanta paura. Tra poco farò provare a Claire e Joe l'ultimo momento di terrore in modo da vincere per sempre le loro paure. No, c***o, voglio scappare. Ma Joe avrà una crisi di nervi. E Claire si spingerà al limite delle sue forze. Che c***o succede? Nell'Italia settentrionale, Joe e Claire hanno l'ultima occasione per affrontare la loro paura dell'altezza. È l'alba sulle Dolomiti e lo spettacolo non potrebbe essere più affascinante. In realtà non ho dormito molto bene, in parte perché sono nervoso per la giornata di oggi. Ho programmato una grande sfida per loro, sarà davvero spettacolare. Se la supereranno, non la dimenticheranno mai. Sono molto preoccupato per quello che ha preparato Bear. Quanto si complicherà la situazione? Per ora non riesco nemmeno lontanamente a immaginarlo. Ieri abbiamo vinto parecchie battaglie, però oggi dovremo radunare le nostre forze e provare a vincere la guerra. Non so se ce la faremo. È arrivato il momento decisivo per noi. Abbiamo scalato il Monte Paterno. Ma voglio che Joe e Claire dimostrino di avere sconfitto per sempre le loro paure. Ok, noi andremo lì, ragazzi. Fantastico. Gli amici del soccorso alpino mi hanno aiutato a preparare qualcosa di terrificante. Voglio che Joe e Claire vadano da un capo all'altro di due delle maggiori vette delle Dolomiti servendosi di una corda. I ragazzi dovranno percorrere 30 metri sospesi su un pendio di 200 metri. È la prova finale della fune sospesa, nonché la mia grande scommessa. Se supereranno questa prova, potranno ottenere qualsiasi cosa e la fobia di cui soffrono sparirà. Ma se mi sbagliassi, questo comporterebbe un fallimento sia per loro che per me. Quassù c'è il ghiaccio, quindi fate attenzione. Vi trovate fra due cime alte circa 300 metri, quindi fate con calma, non c'è fretta. Una volta legati alla corda, non potranno tornare indietro. In caso di bisogno, io potrò fare ben poco. Avrete paura, vi avevo avvisato. Spaventerà sia me che voi. Se supererete questa prova, sconfiggerete la vostra paura. Ok? Ok. Siate sicuri di voi stessi. Prima vi mostrerò come fare. Una volta che vi avrò lasciati,
sarete soli. Non vi capiterà mai più nella vita di avere l'occasione di affrontare così da vicino questo demone. Ok? Perciò non sprecate questa opportunità, va bene? Ricordate quello che vi ho appena detto. Puoi stare zitto un secondo, per favore. Scusa, è solo... ti prego, Bear, non mi sento bene. Che cos'hai? Sto per vomitare. Ok, calmati e respira. Ricordi cosa facciamo con l'ansia? La espelliamo e riassumiamo il controllo, va bene? Ricordi che cos'è la paura? False aspettative che sembrano reali. È questo, niente di più. La tua falsa aspettativa è di morire. Non credo a queste idiozie, mi dispiace. Ma è la verità, chiaro? Beh, io non ci credo. Respira, la supereremo insieme con la sicurezza. Forse ho sottovalutato la situazione. La sicurezza raggiunta scalando la montagna si sta sgretolando davanti ai miei occhi. Il mio timore più grande è quello di bloccarmi a metà strada per la paura. Oh, beh. Non potete immaginare quanto sia alto quassù. In questo momento sono seduta qui a chiedermi: ne vale davvero la pena? Ok, guardate, questa è la parte spaventosa. Il momento in cui dovete fidarvi, va bene? Senza mani, è tutto a posto, sono al sicuro al 100%. Non c'è niente di peggio per due persone la cui vita è controllata dalla paura delle altezze. Sto guardando giù. Vedete? Questo sarà il vostro momento. Non credo proprio di poterlo fare. Mi dispiace. No, c***o, voglio scappare. Fuggire lontano, c***o. Via. Bene, Joe. Forza, assumi il controllo. Noi non scappiamo. Se compiranno quest'atto di fede e mi seguiranno, questa esperienza potrebbe cambiare le loro vite per sempre. Adesso avvicinati alla sporgenza. Fa un passo alla volta. Oh, che c***o di pendio! Porta il peso sulla corda. Devo appendermi? Esatto. Cavolo! Sei sicuro? Sì, così, siediti. Sono troppo grasso! No, sei perfetto. Oh! Fino a due giorni fa, quest'uomo non era in grado di cambiare una lampadina. Così, Joe, non mollare. Ora si trova a centinaia di metri d'altezza. Joe è appeso alla corda. Notate il terrore puro nei suoi occhi. Ma lo sta facendo. Non mollare! Continua così. Guarda in basso, Joe. Un attimo solo. Merda! Ora guarderai giù e ti sentirai a tuo agio. In un modo in cui non avresti mai potuto fare prima. Che cosa stai provando? Qual è il tuo livello di ansia? Sei a 10 o a 4? Direi che il livello è 2 o 3. Eccezionale. Avverto un enorme senso di sollievo. Mi senti sollevato perché hai assunto il controllo e hai capito che alla fine non è poi così male. Forza! Usa i muscoli e completa il lavoro. Possiedi il controllo totale. Grazie. Te lo sei meritato. Te lo sei meritato. Joe ce l'ha fatta. Ora tocca a Claire. Non lo so. Voglio farlo, ma non voglio morire. Bene, Claire. Sei pronta a partire? Avvicinati alla sporgenza e siediti. Ho bisogno di un minuto.
Avvicinati e siediti. Posso ancora rifiutarmi? Decidi tu se farlo e quando cominciare a muoverti. È tutto nelle tue mani. Tutto bene. Mi dispiace, ho paura di non farcela. Claire è davvero molto provata. Rischia di mollare. Devo farla concentrare su sua figlia. La motivazione che l'ha spinta a lottare. Come si supera la paura? Con la sicurezza in se stessi. Ok. Va bene? Noi non scappiamo. Pensa a cosa ti direbbe Megan adesso. Sarebbe molto orgogliosa di te. È tutto nelle tue mani. Oddio! Oh no! Ci sei? Ferma. Guardati intorno. Claire, guardare in faccia il nemico non è poi così male. È vero, è davvero meraviglioso. Sono qui, così in alto, e tutto quello che vedo sono il viso di Megan e il suo sorriso. Hai fatto luce sulla tua paura? Ed è scomparsa. Continua a trascinarti e completa il lavoro. Sono fiero di te. Ce l'hai fatta, lo sai? È una grande emozione. E non sono morta. È una grande emozione. Hai assunto il controllo. Sbarazzarsi della paura dell'altezza è liberatorio. Ti senti indipendente. Evviva! La paura ha controllato la mia vita, ma da oggi non succederà più. Finalmente, ora provo un senso di sicurezza e una grande tranquillità dentro di me. È stato fantastico poter fare da testimone al viaggio di Joe e Claire. Non è stato semplice. Abbiamo visto dolore, lacrime e terrore puro. Ma ce l'hanno fatta.